nei video precedenti abbiamo visto come gli oggetti che vengono lanciati all'interno di sistemi di riferimento rotanti descrivono nei sistemi di riferimento rotanti delle traiettorie curve, mentre invece gli stessi oggetti, se visti dall'esterno, cioè visti da un sistema di riferimento non rotante, per esempio da una telecamera che si trova non rotante, che si trova al di sopra del sistema di riferimento rotante, questi oggetti appaiono muoversi semplicemente in linea retta a velocità costante e quindi seguono il principio di inerzia. Mentre invece quando questi moti, questi oggetti, sono visti all'interno di sistemi rotanti, nascono effettivamente delle forze apparenti, che sono la forza centrifuga e la forza di Coriolis, che ne fanno deviare la traiettoria, che non è quindi più una linea retta a velocità costante, ma risulta una traiettoria curva. Anche la Terra è un sistema di riferimento rotante e quindi questi fenomeni, cosiddetti non inerziali, appaiono anche sulla superficie terrestre. La Terra infatti è in rotazione e gira in senso esattamente come nello stesso senso di questa giostra. Ora immaginiamo quindi due persone su questa giostra che appunto simula la Terra in rotazione. Per adesso prendiamo la giostra non rotante, come se la Terra fosse ferma, cioè non rotante. Questo azzurro è il lanciatore e questo arancione è il ricevitore. Il lanciatore lancia una palla verso il ricevitore e naturalmente questa palla va in linea retta dal momento che la giostra è ferma. Si vede qua la traiettoria rettilinea a velocità costante. Adesso il lanciatore viene posto al centro della giostra e la giostra viene messa in rotazione. Il lanciatore lancia l'oggetto verso il ricevitore e quindi lancia l'oggetto con una velocità che va verso destra in questa figura, ma nel frattempo la giostra ruoterà in senso orario, quindi il ricevitore si sposterà e il lanciatore mancherà il ricevitore. Vediamo. Ecco qua che parte in obliquo la palla, segue questa traiettoria gialla, quindi visto da fuori, questo è il punto di vista esterno, praticamente visto dal sistema inerziale che non ruota. Allora si vede che la palla va di moto rettilineo uniforme, è questa traiettoria gialla. Invece la traiettoria rossa è quella che viene vista dall'interno del sistema di riferimento rotante. Rivediamo. Ecco che parte in linea retta la palla, ma nel sistema di riferimento rotante, punto per punto, la traiettoria è stata questa arancione. È esattamente quello che abbiamo visto con il primo video, quello con il cartoncino e con il pennarello. Il pennarello descriveva un moto rettilineo uniforme e disegnava un tratteggio, ma nel frattempo il cartoncino girava, veniva fatto ruotare sotto e quel tratteggio appariva come un arco di circonferenza. Ora invece il lanciatore diventa, cioè si mette sul bordo e il ricevitore va al centro. Il disco, la giostra continuerà a girare e quando il lanciatore si troverà in questa posizione, quindi quando si troverà qua, lancerà la palla verso il ricevitore che sta al centro del disco. Tuttavia, stavolta, il lanciatore, pur cercando di lanciare in verticale, diciamo, cioè di lanciare la palla in questa direzione qua, lungo il raggio, in realtà il lanciatore si sta muovendo insieme al bordo della giostra, quindi ha anche una velocità di trascinamento orizzontale, verso sinistra. Questa velocità di trascinamento orizzontale si sommerà vettorialmente con la velocità di lancio che va in quest'altra direzione, lungo il raggio, e quindi la velocità iniziale con cui verrà lanciata la palla non sarà lungo il raggio, quindi diciamo in verticale, ma sarà inclinata. Sarà inclinata in questa direzione. Questo problema nel filmato che abbiamo visto pochi secondi fa non c'era perché il lanciatore stava al centro e quindi il centro è l'unico punto della giostra che non ruota e quindi il lanciatore non aveva una componente di velocità di trascinamento, cioè non veniva messo in rotazione dal disco perché si trovava nel centro. Invece quando il lanciatore si trova sul bordo ha una componente di trascinamento di velocità verso sinistra. Vediamo quello che accade.
Vediamo che il lanciatore quando arriva qui lancia la palla, però come si vede da questa linea gialla, la palla, come dicevo prima, non va lungo il raggio, va in obliquo per via di questa componente di velocità. L'effetto quindi è che il lancio manca il ricevitore. Dal punto di vista, questo è il punto di vista esterno, questo della linea tratteggiata gialla, che è quindi il principio di inerzia, moto rettilineo uniforme con una velocità di lancio obliqua. Quella che invece è la traiettoria rossa è il punto di vista interno, cioè è la traiettoria che si vede dall'interno del sistema di riferimento rotante. È sempre il discorso simile a quello del cartoncino, cioè mentre uno con il pennarello disegna questa linea tratteggiata, il cartoncino intanto sotto gira e quindi questa linea tratteggiata lascia una traccia sul cartoncino che è questa linea rossa curva. Rivediamo quello che accade. Il lanciatore arriva quassù, lancia la palla parte obliqua, linea gialla, ma nel frattempo il disco ruota e la traiettoria è questa linea rossa curva. Ora il lanciatore e il ricevitore stanno entrambi sul bordo, si vede meglio visto da sopra, e il lanciatore quando arriva qua lancia la palla in direzione orizzontale. Infatti vedremo la riga tratteggiata gialla, che è il punto di vista esterno, la traiettoria vista dall'esterno andrà in linea retta così, ma vedremo anche che la linea tratteggiata rossa, cioè la traccia lasciata all'interno del sistema rotante, sarà una curva. Vediamo. Ecco qua che il lanciatore lancia in orizzontale, vediamo la linea tratteggiata gialla che va in orizzontale a velocità costante, però l'impronta, diciamo, la traccia lasciata dalla traiettoria all'interno del sistema rotante è una curva. Rivediamo. Ecco qua, punto per punto, la traccia lasciata all'interno del sistema rotante è questa curva di colore rosso. Invece dall'esterno, dicevo, la traccia lasciata dall'esterno invece è rettilinea, moto rettilineo uniforme, questa traccia gialla, principio di inerzia, la palla va a velocità costante. Attenzione a una cosa importante. In tutti i casi visti finora in questo filmato, la traiettoria dell'oggetto, della pallina, curva sempre verso destra, cioè seguendo il moto della pallina, quindi queste tracce rosse, la traiettoria curva sempre a destra seguendo il moto. Era così anche nel caso precedente, questa era la traiettoria, quindi mettendoci a seguire il moto della palla, vediamo che invece di andare in linea retta così, curva sempre verso destra. E così era anche nel primo esempio proposto, che quando la palla veniva lanciata, invece di andare in linea retta così, vediamo la traiettoria rossa che curva verso destra. Ora attenzione, il disco, la giostra che ruota in senso antiorario, come è stato finora, rappresenta la Terra che ruota, e in particolare rappresenta la Terra che ruota vista dal polo nord, cioè vista dall'alto, la Terra ruota in senso antiorario. Questo accade nell'emisfero boreale, cioè nell'emisfero nord della Terra, sopra l'equatore, quello dove viviamo anche noi. Quindi possiamo dire che nell'emisfero nord la Terra si comporta come una giostra che gira in senso antiorario, quindi tutti gli oggetti tendono, invece di andare in linea retta, se visti sulla superficie terrestre, quindi se visti dall'interno del sistema rotante, come se fossimo sulla giostra, sulla Terra, li vediamo deviare verso destra rispetto al loro moto iniziale.